情。<laughs> <laughs> Money, MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing, and your cheeks for free. Now that ain't working. That's the way you do it. Let me tell you. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Radio Quarantena, avete sentito e riconosciuto questa volta, non ho dubbi, sicuramente Mark Nofler e Dias Straits con la partecipazione di Sting, dei Police, un pezzo stranoto che è Money for Nothing, è uscito più o meno alla metà degli anni Ottanta, una sorta di critica lieve non particolarmente pungente, ma sicuramente mu musicalmente interessante a, a quel momento storico che appunto vedeva nell'acquisto di massa di qualsiasi cosa, dall'MTV alla TV Color, al forno al microonde, un must, soprattutto in paesi come gli Stati Uniti d'America, che si reggevano su un indebitamento crescente. Direi dove sono passati ormai una quarantina d'anni da quando fu fatto questo pezzo registrato e diffuso commercialmente e le differenze sicuramente esistono ma il ricorso all'indebitamento rimane ne parleremo più avanti intanto eh, presentiamo la rubrica che è il caffè della mattina di oggi 9 eh, giugno 2021 è un mercoledì ebbene parleremo eh, partiremo appunto dalla discussione dell'ultimo rapporto Uh, pubblicato dalla ban Banca Mondiale proprio nei giorni passati se non sbaglio nella giornata del gio dell'otto in cui eh, dopo oh, tanti piagnistei a tutti i livelli ascoltati e eh, gente in piazza soprattutto appartenenti alla classe dominante, ai noi mh, proprio perché la nostra classe di riferimento invece è rimasta Molto sonnolente e come al solito litigiosa e incapace di leggere la fase, ehm, ebbene eh, il Fondo Monetario Internazionale rivede a rialzo le stime di crescita dell'economia mondiale più 5,6%, che è un dato obiettivamente di rilievo se lo si connette cercheremo di farlo magari più nel dettaglio um, di seguito uh, in questa discussione che vi proponiamo e comunque appunto dicevo un uh, dato alterato sicuramente dalle politiche economiche massive uniche nella storia del sistema di capitale comunque nonostante questo ancora nel 2021 si dovrebbe essere mh, eh, trovarsi con un PIL mondiale inferiore del 2% rispetto a quello registrato nel 2019, verrebbe da dire abbiamo scherzato, insomma, questa pandemia che doveva aver messo in ginocchio l'intero mondo economico che doveva aver eh, appunto, dilapidato ricchezze inarrabili chiedendo oltretutto dei sacrifici bestiali a lavoratori in particolare e anche appartenenti a categorie comunque apparentabili alla classe per definizione subordinata, ebbene ecco tutte queste chiacchiere sembrano essere un po' smentite dai numeri, cosa che abbiamo fatto regolarmente denunciando appunto l'utilizzo, ricordate soprattutto nel primo del periodo della pandemia in ambito italiano, dei codici ATECO per aggirare uno stop alle attività, che invece evidentemente è stato molto più limitato di quello che hanno voluto. Raccontarci, ma come abbiamo detto tante volte e come è importante ricordare sempre e comunque tenere a mente quando si ragiona in questi ambiti è che l'economia in quanto tale non esiste. Ripetiamo: l'economia in quanto tale come un unicum è un'invenzione che fa molto piacere agli economisti eh, che non definiamo neanche più liberali o neoliberali perché non avrebbe senso, ma a coloro che indistintamente sono apologeti del sistema di capitale, poiché siamo tutti molto diversi. Noi ammettiamo e basiamo la nostra analisi sull'esistenza di classi e quindi di interessi diversi, cosa che viene negata da uh, liberali, neoliberali e diciamo più in generale tutta la accademia istituzionale e più o meno istituzionale che appunto pubblica articoli e libri a rotta di collo perché poi quello che emerge dagli stessi studi e contraddice evidentemente quello che si è appena sostenuto è che nei paesi a basso reddito la povertà si è ampliata sensibilmente invertendo il sentiero di presunta riduzione, che infatti solo alcune zone del mondo avevano intrapreso, in particolare quella asiatica, grazie al eh, profondo e importante traino dell'economia eh, cinese, prima economia ormai del mondo, sempre nello stesso rapporto si legge che soprattutto nei paesi non Vaccinati emergono delle forti criticità legate a un incremento eh, anche qui eh, di rilievo delle diseguaglianze, ne abbiamo discusso già tante volte, interne e in relazione agli altri paesi e anche della povertà. Si aggiunge che delle problematiche che possono essere legate all'aumento oh, probabile delle materie prime. Eh, si legge una crescita eh, presunta del più 50% del prezzo del petrolio che ovviamente, ovvie, ovviamente avrà un impatto importante su tutta la struttura produttiva mondiale e non solo anche della distribuzione abbiamo anche eh, la banca mondiale sostanzialmente eh, fa notare come eh, le cosiddette catene del valore appunto da questa disparità della fuoriuscita presunta dalla pandemia, appunto, potrebbe vedere negli anelli più deboli di queste filiere produttive ecco delle difficoltà, poiché sembra abbastanza evidente che uno dei risultati sarà un rallentamento dei ritmi del commercio internazionale. Nel dettaglio è importante ricordare come la Cina sia ancora il paese che traina tutto. Il baraccone del mondo 8,5% è il tasso di crescita per il 2021 previsto. Eh, a cui si lega eh, molto da vicino la performance degli Stati Uniti d'America più 6,8%. Ecco su quest'ultimo, che sembra un dato um, di straordinaria importanza, va ricordato che il Biden stimulus era, mh, era calcolare. Eh, diciamo un ammontare di denari trasferiti immediatamente dallo Stato e quindi dalle classi che pagano sostanzialmente le tasse a, a altre fasce, più o meno la classe media. Comunque c'è stata un'iniezione abbastanza uh, importante, la più importante in realtà della storia del capitalismo, lo dicevo un poco fa, uh, per quasi 2 mila miliardi di dollari, che di per sé rappresentano già il 9% del PIL. E beh, se questo stimolo pari al 9% del PIL eh, ha generato una crescita solo del 6,8%, insomma, eh, c'è qualcosa che non è andato, cioè l'effetto moltiplicativo che si aspettava da un'iniezione così forte effettivamente non c'è stato. Immaginiamo che magari questa iniezione avrà degli effetti non immediati, ma a anche a partire dall'anno prossimo, dal 2022, nel dettaglio vediamo che la zona dell'East Asia, and, eh, scusate, Asia orientale e Pacifico sarà quella che crescerà di più quest'anno e anche l'anno prossimo: più 7,7 adesso più 5,3 nel 2022, l'Europa e l'Asia centrale più 3,9 in entrambi gli anni, Latina America più 5,2. Quest'anno un po' meno, l'anno prossimo molto interessante l'Oriente il il, 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 Medio e i paesi del Nord Africa accomunati, eh, che eh, riportano un più 6,8% sia per questo anno che per l'anno successivo. Mentre un dato abbastanza deprimente viene dalle zone più povere del mondo, Sub Saharan Africa, che registrano dei tassi di crescita vicino al 3% per entrambe le annualità. Dunque, si diceva prima: si ritornerà più o meno al livello del 2019, ma con un esercito di disoccupati in più di lavoratori vulnerabili. Un milione di disoccupati in più solo in Italia, a cui che dovrebbero rientrare in una parte importante se effettivamente le prospettive di crescita eh, dovessero essere eh, coerenti con quanto appunto indicato sia in ambito di World Bank che in ambito di. E il Ministero dell'Economia, sicuramente le condizioni di lavoro oh, saranno deteriorate e ehm, iniquità crescenti che vengono sancite un po' dappertutto. Ultime, ultima notizia, abbastanza emblematica, è la crescita in ambito italiano per l'anno eh, appena passato del 10% della uh, vendita di barche e yacht di lusso. Dunque, in qualche maniera sembrerebbe che la legge generale dell'accumulazione capitalistica abbia ripreso a macinare terreno sempre sulla stessa strada, quella indicata appunto da Karl Marx. Cerchiamo di ripercorrerla, e eh, appunto, oh, come da lui indicato, l'accumulazione di miseria contemporanea all'accumulazione di capitale sembra evidente, così come la tendenza al monopolio, alla centralizzazione, alla concentrazione di capitale colossi non solo del eh, web ma anche di altri settori stellantis di cui abbiamo parlato in varie rubriche indibitamento sempre più alto a livelli di follia anche per quanto riguarda per esempio paesi come l'italia eccesso di capitale cioè eccesso di produzione nonostante la povertà e vediamo anche quindi come in fase di crisi il capitale reagisca da manuale come individuato da Karl Marx. Quindi, per quanto riguarda le cause antagoniste che lui stesso indicava nel capitolo terzo, ci troviamo un aumento dello sfruttamento, del grado di sfruttamento del lavoro, è evidente a tutti e a tutte, una riduzione del salario al di sotto del valore della forza lavoro, anche qui, una sovrappopolazione relativa, e lo vediamo anche nel fenomeno dell'immigrazione un aumento del commercio estero e un accrescimento del capitale azionario, questione questa del capitale fittizio che abbiamo già affrontato diverse volte e ci sembra molto importante per raccontare una fase di crisi potenziale intervallata, l'abbiamo detto sin dalle prime trasmissioni di Radio Quarantena, da appunto questo fenomeno pandemico, sabato se abbiamo la possibilità di farlo manderemo un servizio a cura di Luca Caballo che appunto si è occupato di approfondire le questioni relative e inerenti il trading online chi di voi non è stato tempestato da telefonate negli ultimi mesi negli ultimi, negli ultimi settimane che chiedevano appunto di investire dei denari nel trading online evidentemente una rapina ai danni di chi a qualche risparmio o presunto tale, tutto ciò, tutto questo sistema viene tutelato anche da una questione che affrontiamo forse sempre troppo poco, che è quella militare. E da questo punto di vista, la retorica ideologica delle televisioni ha agito in maniera profonda quando si è trattati di eh, commentare. La uh, fuga dall'Afghanistan dell'esercito italiano, forse pochi sanno che eravamo lì spendendo milioni di euro al giorno da ormai 20 anni, e dopo questi appunto 20 anni di, presunta, di presunto pacekeeping, più probabilmente un'occupazione, sembra appunto ridefinita la restaurazione no, dei talebani che erano stati accusati. Ricordate nel 2001 delle peggiori nefandezze, e probabilmente ha ragione. Eh, salvo poi eh, dimenticare già in quell'epoca che erano diventate le pedine degli Stati Uniti d'America soprattutto in chiave anti sciita ma evidentemente il fatto che già nel 98-99 proprio i talebani e Bin Laden volessero bloccare il progetto UNOCAL ossia quello leodotto tra Turkmenistan e Pakistan, che sarebbe dovuto arrivare in Turchia e che per, per ragioni ovvie sarebbe dovuto passare per l'Afghanistan, appunto questa volontà probabilmente fu alla base sia dell'intervento militare che in parte di quello strano episodio delle Torri Gemelle, che purtroppo costò la vita a troppe persone, ma la cui natura, sulla cui natura ancora esistono diversi dubbi e eh, sulla dinamica stessa, insomma, ci sono stati tanti, tanti ragionamenti, tanti filmati che hanno messo più di qualche dubbio. Comunque, ad ogni modo, la strategia dell della destabilizzazione di cui stiamo parlando, che ebbe appunto nella guerra all'Afghanistan nel 2002 un punto di importanza cruciale, continua anche 20 anni dopo. L'abbiamo visto con Israele particolarmente efferato nella strategia di eliminare sostanzialmente ogni traccia del popolo palestinese, ovviamente, questione approvata dai media locali di tutto il mondo occidentale e non solo. E sappiamo appunto, abbiamo avuto notizia che dal 6 al 17 giugno, proprio nella nos nei nostri cieli in particolare in quelli della Sardegna e in parte in quelli della Puglia, si terranno delle esercitazioni militari degli F-35 israeliani in una operazione coordinata da Italia, appunto Francia ed Inghilterra. Si tratta di quegli aerei che probabilmente avranno una funzione antiraniana e non lesineranno di inviare, di lanciare bombe sul Popolo palestinese, ove necessario, per ora ancora ciò non sembra essere avvenuto, ma appunto questo tipo di esercitazioni sicuramente avranno un obiettivo simile se non proprio identico. Bene, io adesso mi fermerei con le notizie della giornata di questo rapido editoriale. Di radio quarantena che come di consueto sarà trasmesso anche attraverso i canali di gemininetwork.it a partire dalle ore 11.30 e prima di salutarvi vorrei ricordarvi che ehm, oggi nel pomeriggio manderemo una nuova puntata di oltre confine rubrica di politica internazionale bene io ne approfitto per ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi una buona giornata a tutti e a tutte